Carissimi amici della Pagrotomia, sempre del mio rifugio alpino, buona domenica a tutti innanzitutto, piccole considerazioni diciamo di servizio, per un problema tecnico con il mio account YouTube, gli abbonamenti fino a fine settembre non si possono più fare, così come monetizzazioni, quindi non verranno fatte per forza maggiore. Rimane il link di PayPal se qualcuno volesse contribuire, ma specialmente per appunto acquistare i prodotti, solo a scopo informativo lo comunico. Ringrazio chi ha voluto donare, anche nonostante il fatto che avessi detto di non farlo, ma lo ringrazio, e quei soldi verranno mantenuti in questa raccolta di fondi che servirà per acquistare eventualmente prodotti, quindi non per altro. Chiudo questa parentesi, io ho deciso di divertirmi, quindi ho letto molti messaggi, ho riflettuto, ho apprezzato molti incoraggiamenti, molte persone che mi vogliono bene, vi ringrazio tutti. C'è sicuramente qualche invidioso, qualcuno che ha veramente qualche decina di iscritti nei propri canali, che ambisce a fare quello che è stato costruito in quasi dieci anni, quasi, non e che magari ha conosciuto i rasoi 6 mesi fa, ma questo fa parte della vita. Va bene così, io devo dire che non ho mai avuto nel mio animo la cattiveria di andare a criticare qualcuno solo perché magari, non so, questo ha più iscritti di me, chi se ne frega, stiamo parlando di numeri bassissimi, quindi anche il più grande dei rasatori ha numeri che comunque fanno ridere rispetto ad altri, quindi stiamo parlando di sciocchezze. Ma passiamo al... quindi solo una cosa, il canale verrà un po', avete visto che era il titolo, no? Che sto cercando, verrà un po' riassettato, si parlerà un po' di bel vivere, si parlerà di rasatura, che è un po' diciamo forse il massimo dell'espressione di questa riscoperta del bel vivere, che non deve essere qualcosa di retro, cioè nel senso c'è un noto youtuber, un grandissimo youtuber, che fa appunto video su come un gentleman deve... Io trovo questo un po' eccessivo, anche se lo apprezzo molto questo youtuber, e non faccio il nome, ma avrete già capito a chi mi riferisco. Però andare in giro con abiti eccessivamente eleganti, come se fossimo negli anni 50-60, ecco, mi sembra un po', o anche prima, esagerato. Questa è la mia posizione. Siamo nel 2024, ma non dobbiamo farci omologare. Quindi l'uomo nel 2024 deve essere sicuramente un uomo nel 2024, cioè non un uomo nel 1964, 54, 44, ma deve essere, però non deve cadere nell'omologazione. Questo è quello che penso io, e quindi deve avere secondo me alcuni deve possedere, deve, diciamo, utilizzare alcuni accessori, alcune tecniche, alcuni... non viene la parola giusta per unire un po' tutto, deve avere uno stile e deve avere degli elementi che lo differenzino dalla massa. E di questo parleremo, ma in tutto, nel cibo, nell'orologeria, che è una cosa che ormai io vedo solo gente con questi smartwatch che vanno benissimo. Io, guardate, ne ho uno che però non è sul braccio destro intanto, ma non è l'orologio che porta al polso, quindi... che un giorno vi dirò cos'è, questo, anzi ve lo faccio vedere subito, questo è un normalissimo Bulova con un meccanismo particolarissimo, perché vedete la lancetta come è fluida, è un quarzo ad altissima frequenza, quindi praticamente se non sappiamo che è un quarzo non ce ne accorgiamo, no? Perché è ad altissima frequenza. Quindi gira la lancetta in maniera continua come in un automatico, un orologio eccezionale perché è uno scarto di 10 secondi all'anno, ma al di là di quello. Comunque, radiamoci.
sempre prodotti vintage, no, non sono vintage, sono di qualche anno fa. Questo neanche tanto, questo avrà 2 o 3 anni, 3 anni. Ozark Mountain, sei in montagna. Questo è definito dall'importatore. Tra l'altro, se volete acquistare questi prodotti tramite i link che sono presenti in descrizione, fate un po' al canale. Come un profumo di montagna autunnale. Ozark è un'enorme area montana statunitense. Effettivamente sì, è molto, ecco, dovessi dire la mia, c'è del legnoso, ma c'è del fresco, pino, ecco, io sento un pino, sento qualcosa di montano proprio, no? Di quelle sempreverdi. No? Speziato anche un po', tallovato, giusto pochissimo tra l'altro. Rasoi, allora anche qua questo è un rasoio che io trovo è uno di quelli che ho tenuto anche perché non è che abbia un gran mercato questo rasoio qua, cioè non è che vendere un rasoio qua fa ridere. Il rasoio è di Essence Cosmetics, guardate. Guardate a parte che pesa una botta, ma acciaio mi pare 303 se non erro, ma potrebbe anche essere 019, non mi ricordo più. Pieno, eh? Cioè, pieno, cioè, chiaramente è vuoto, ma pesa, questa roba qua. E il modello è il DS 9.9. Made in China. Ora sfatiamo, io vorrei sfatare con voi una volta però del mito del Made in Italy. Cioè, allora, attenzione, comprare prodotti italiani è sempre la miglior cosa. Sia chiaro che nessuno mi dica no, Marco, hai detto che no. Tanto gli monto sopra una bella straverde platinum. È un po' quello che ho qua su, perché io finché posso lavorare smart, finché a Torino sembra di essere in un forno da pizza, se quando posso mi rifugio nelle mie valli, praticamente anche a costo di fare su e giù, perché sono 53-6 km, però cambia tutto, cambia un altro mondo, cioè siamo nel 1100, cioè tutto qua. In un'ora e 10 sono a casa se voglio. Ecco qua, montato. Allora, questo è un rasoio cinese che non ho niente da invidiare a nessuno. Cioè io quando ho deciso di vendere rasoi che avevo pagato tantissimo, 3, 4, 500 e più euro, ho detto ma alcuni non li usavo nemmeno. Cioè alla fine qual è il rasoio che usavo di più? Parliamoci chiaro. Guarda, ne ho uno qua per mostrarvelo. Tra l'altro bagno il pennello intanto perché è un po' bagnato, ma neanche tanto perché mi hanno insegnato che i pennelli anche di tasso non vanno bagnati tantissimo. 4 minuti di bagno vanno più che bene, 5 minuti di bagno vanno più che bene. Chiaramente se un pennello è lì da 2 anni, no, però non è che deve essere. Uno che so di più è questo è cos'è, un Mercurio, un Edwin Jagger. Questo è un Edwin Jagger, colore panna. Vediamo un po', sì, Edwin Jagger. Questo, cioè alla fine non. Poi è vero che poi ne ho alcuni di acciaio, ma in realtà io vedo oggi rasoi con un listino che sfiora i 1000 euro, ma dico, ma ragazzi, ma capisco un vintage, no? Capisco chi vuole il pezzo introvabile, infatti ho tenuto molti vintage, ma tutti questi rasoi uno uguale all'altro, fatti di acciaio, made in Italy, ottimi,
ci mancherebbe ancora, ma sono uno uguale all'altro. Senza offesa a chi li produce, attenzione, italiani, ma non solo, turchi, americani, i generi sono pochi. Io ne ho italiani che uso, per esempio, ce ne sono usciti tantissimi di ottimi negli ultimi anni. È uscito quello di Sbarba, il Mionir, sono usciti quelli di Golfella Smile, lo Stiletto, è uscito il, oddio, sono, i nomi non me li ricordo, sono mattina presto. Quello insomma in stile fantasy, ottimi, io li ho tenuti quelli, ma quelli sono rasoi eccezionali, cioè che con una cifra assolutamente abbordabile radono tale quale rasoi da 500-600, ho letto alcuni da 1000 euro, ma siamo matti, cioè, ma non perché uno può anche vendere un pezzo, può anche farlo d'oro al rasoio, però voglio dire, alla fine è un rasoio, uno strumento, cioè il fine non è un fine. E quindi cosa ho fatto? Ho alienato quei pezzi che avevo strapagato, poi per fortuna sono riuscito a rientrare, ma non perché ho bisogno di soldi, ma perché ho pensato che fosse folle avere 20-30 rasoi uguali, di fatto, no? come resa. Ora, Medinitra, questo qua è un rasoio, non so quanto costa, ma costava pochissimo, mi ricordavo che all'epoca costava pochissimo, e rade molto bene, lo vedremo adesso. Cioè, non... Qui invece c'è un artigianato, tra virgolette, vero, nel senso che qui l'artigiano nell'Ordesia li fa uno a uno, credo. Questo è stato, tra l'altro, era caduto, ma l'ho aggiustato. Il Murano, vetro di Murano, guardate che bella composizione, spero che non mi cada, con un tasso assolutamente valido, che andiamo a bagnare, come bagniamo anche il viso. Ora con questo tasso, e un goccino d'acqua che ammorbidisce il sapone, andiamo a erodere questo tallovato Ozark Mountain, questa montagna di autunno, un po' come si sta avvicinando, speriamo, perché fa un caldo allucinante, ma in realtà c'è questo profumo di fresco, di pino, di abete, di, almeno io non ho un naso eccezionale, ma insomma monta, come vedete, ancora molto bene, nonostante i suoi 3 anni, 4 anni. Guardate che bella panna. Pennello nell'Ordesia, qui sono pezzi unici. Murano, non so neanche se li fa più. Ecco qua, allora andiamo a subito a chiudere lo sapone che ha dato, vedete quando basta pochissimo veramente, no? Cioè, Ozark Mountain. Allora, sempre come dico io, asciugatevi le mani prima di utilizzare il rasoio, perché se sfugge, anche se questo ha le sue scarnature, vedete, però e andiamo con le passate lunghe ben distese. Vedete come canta.
Vedete, questo non è Made in Italy, ma andate benissimo. E i materiali sono... Poi, attenzione, il messaggio che voglio mandarvi non è non comprate Made in Italy, anzi, è comprate Made in Italy, ma è per dire che non è che all'estero siano tutti cretini, eh. E i cinesi copiano tutto. Questo penso che sia una copia di un rasoio. Forse era anche italiano, anzi, non credo proprio italiano. Ma ormai lo fanno bene, cioè. Questa non è latta, questo è acciaio. Poi, ripeto, lì non si capisce bene perché bisogna andare su questi loro siti tipo lì AliExpress, come si chiamano, ogni volta cambiano. Adesso mi hanno detto, perché un po' che non copro più niente, ma mi hanno detto che ad esempio lì non c'è più il discorso del dazio, ma mi hanno detto, e poi non so se è vero, perché lo paghi con... infatti non ha alzato i prezzi, per una volta, quando li prendevo io, costavano proprio niente, poi non pagavi niente perché alla fine se pagavi, non so, 20 euro un rasoio, che non è che ci fosse chissà quale tassa da pagare, ecco. Anzi, penso che l'IVA scattassero dopo una certa soglia. Quello è efficace e delicato. Poi sarà una copia, eh. Ma a me frega come la sorte del mio primo dentino. Ci ho detto, ripeto, nulla contro, anzi, ben venga, anzi, io voglio che il governo, i governi, continuino, se l'hanno mai fatto, non lo so, ad aiutare il Made in Italy, però io non sopporto chi dice ah, come se solo in Italia facessimo le cose, no? In Italia facciamo cose eccezionali, eccezionali. Per esempio, gli asoi che ci sono prima sono ottimi. Seconda passata, sempre leggera, per me, però non bisogna neanche creare il mito, cioè bisogna aiutare, se possibile sostenere, ma non denigrare quello che si fa fuori dall'Italia. E parla un patriota, eh. Perché una volta forse era così. Oggi si sono fatti un po' tutti furbi. Voglio dire, i tassi, da dove pensate che arrivino? Visto che anche penso che sia anche vietata la loro caccia. Arrivano da lì. Anche su pennelli italianissimi, come io adesso non so se Max di Leonardesimi cazzierà, ma io penso che questo ciuffo sia un ciuffo che non viene dall'Italia, ma non per colpa sua, cioè perché non penso che li facciano. Allora, il mio contropelo. Point d'ordinanza, questo purtroppo me l'hanno fatto l'altro giorno, si è riaperto, e vabbè, perché ho usato un rasoio che è il Mule Rocca, che
che non digerisco, ragazzi, che vi devo dire? Ottimo rasoio, ma a me crea questi red point qua, vedete? Quei punti, no? Piccole cose, però. Aggiungetevi che appunto uso la carta aspirina per le mie emicranie oftalmiche, quindi ogni piccola lesione sanguine poi si rimargina molto difficilmente. Vedete, è una stupidaggine. Questo è un poretto, non è un poretto. Ecco fatto. Qua andiamo a seguire il mio contrapelo, spero che si veda. In questo caso è così. Anzi, addirittura un po' più su. Allora, direi che il famoso BBF c'è. Andiamo a togliere via. Vedete che fischia ancora un po', ma c'è finito. Ci apriamo l'acqua fredda. Tamponiamo. Vedete che il risultato è parte il red point, ma di tutto rispetto, e andiamo a prepararci per il suo aftershave. Eccolo qua, Ozark Mountain, sempre della, ecco, non ho detto che della Stirling, americano, americano importato da Goodfellas Smile. Che ci ha importato degli ottimi prodotti come anche gli Ariana, i Devans e tanti altri. Abbondiamo. È veramente più fresco, la mattina fa piacere perché si sente quella nota legnosa, emerge subito. Mista, cioè è quasi un, no, proprio l'autunno, cioè il legno che è più invernale, ma la frescura della spezia è fresca e dell'odore agreste. È assolutamente un mix. Io, ecco, è uno degli stili preferiti per l'estate. Tanto anche molto carina la veloce di vedere come si può dire, l'etichetta, molto ben disegnata. Questo è uno Stirling, appunto, americano. Eccolo qua. Ozark Mountain. Quindi sapone promosso. Pennello, secondo me è un capolavoro. Cioè, cos'è, vetro di Murano, cioè, l'ho riparato perché si era caduto, ma come vedete il risultato della riparazione è venuta molto bene. Assolutamente da tenere tutta la vita, perché è uno di quei pennelli che veramente proprio artigianali, cioè questo è proprio. Nella Rhodesia è uno dei miei must. Nella Rhodesia è uno dei miei must, ne ho altri nella Rhodesia, l'Ardesia, quella vera, insomma, ne ho altri, insomma, ancora in montagna. È uno di quelli che, insomma, in passato ho acquistato più volentieri. E questo però lo lasciamo fuori ad asciugare.
una cosa che ho imparato, ma anzi, mi hanno spiegato che non vanno i maiali, sì, una notte a bagno ci stanno perché comunque praticamente i maiali irsuti, no? Cioè, per dire, anche questo qua, gli amici della paronotomia, qualcuno l'ha citato in un commento, no? È un maiale che, vabbè, però va tenuto a bagno una notte per dare il meglio. Questo è un tasso, veramente 5 minuti, 10 minuti ed è perfetto. Qui siamo in coerenza col sapone, quindi frescura, legno, spezie, montagna d'autunno, molto piacevole, molto gradevole, molto fresco sulla pelle, niente da dire, dopo barba, questo non è un profumo dopo barba, ma grazie dopo barba, Stirling. Stirling che è appunto storica marca americana. Poi, cosa dire? Parliamo del rasoio. Allora, il rasoio, io non so quanto costi adesso, e non mi ricordo neanche più quanto costasse all'epoca. È cinese, sicuramente imita non mi ricordo più cosa, perché ripeto, ho perso un po' il filo, ma funziona molto bene ed è fatto molto bene. Farà arrabbiare probabilmente chi è stato copiato, che adesso non so chi sia, adesso, ma davvero non lo so. Cioè, però devo dire che è fatto molto bene, cioè non si può dire niente, se tolgo la lametta e gli do una sciacquata. Fatto molto bene, chiaramente, ovvio che copiare è più facile che progettare, però stiamo parlando, ripeto, ragazzi, di rasoi che bene o male radono più o meno la stessa maniera. Parliamo di rasoi soft in questo caso, no? Quelli che io uso di più, cioè io il rasoio più mordace preferisco evitare, perché non ho voglia di dover pensare 8 volte, no? Già sono soggetto a red point per il fatto che appunto utilizzando la cardiospirina basta niente per avere un red point. Ancora dovessi usare un rasoio, quando uso Mule Rocca, questi red point arrivano, cioè non c'è niente da fare, anche se mi sforzo di essere tecnicamente ineccepibile, però succede. Anche perché non è che uno deve essere lì, proprio, c'è cioè uno deve andare in tranquillità. Secondo me, poi ognuno. C'è anche gente che l'R41, a me non ispira per niente, ad esempio, perché devo stare lì a guardare l'angolo di rasatura, io voglio andare in tranquillità. Eccolo qua, questo DS. No, DS barra S.9, eccolo qua. Rasoio di assoluta qualità, almeno per quanto mi riguarda. Poi, come sono anche quelli fatti in Italia, come sono, io uso quotidianamente quei 4-5 rasoi che sono tanto italiani la maggior parte, ma non, in montagna non solo, non disdegno anche questi cinesi che sono cinesi di altro livello. Qua c'è ad esempio il suo, diciamo, gemello, chiamiamolo così, di ottone, che è più leggero, meno esposto, ed è il DSD8C. Ecco, sempre DS Cosmetic, no? DS sarà DS Cosmetic. Io non so, ripeto, quale rasoio, non mi ricordo più, ma lo sapevo, andava, come dire, a ispirarsi, però funziona bene, quindi. Bene, cos'altro dire? Ci siamo sbarbati, tutto a posto, rasatura perfetta, devo dire, contento, buona domenica. Iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici, votate, vota, fai votare, come diceva Totò. E ripeto, se qualcuno vuole contribuire al canale lo fa, se no no. In questo momento c'è solo la donazione PayPal, perché purtroppo gli abbonamenti non sono ancora attivi. Chi l'ha fatto verrà ovviamente in qualche modo o risarcito, perché si è proprio bloccato il sistema, cioè non mi fa. E il canale prenderà appunto una direzione non contraria, ma faremo tante cose, no? Parleremo proprio perché, appunto, non avendo
possibilità di presentarsi nuovi prodotti, parleremo di tante altre cose che riguardano il ben vivere, il bon vivre, come direbbero i francesi, dell'uomo del 2024. Vi ringrazio, grazie a chi mi ha espresso, come dire, condivisione, solidarietà di quello che era la mia posizione le settimane scorse. Grazie anche a chi mi ha criticato, perché comunque, cioè, la critica è assolutamente legittima, basta che sia educata e basta che non sia dettata dall'invidia o dal risentimento personale. Questo è solo quello. Per il resto uno può dire quello che vuole, può dire: guarda, hai fatto una barba schifosa, e va bene, pazienza. Cioè. Un saluto e un bacione. Buona barba a tutti, buona domenica.